Io sono molto, molto arrabbiato. Cioè, veramente sono molto arrabbiato perché ho scoperto che un sacco di gente non solo non sapeva, ma non ha neanche mai preso in considerazione l'esistenza di Dead Island 2. Io che ho parlato di questo gioco un anno fa e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso, ho detto in più occasioni che rimane un titolo veramente molto godibile. Ma è così ancora a distanza di un anno? Dead Island 2 è un titolo molto particolare che ha ricevuto una gestazione immensa con un primo famosissimo, ormai ed iconico, teaser trailer che è diventato anche una base per i meme in occasioni future, come ad esempio il trailer di God Simulator 3 che era praticamente la stessa copia. Ma comunque nel 2023 finalmente il mondo ha ricevuto Dead Island 2. Gioie, felicità, bellezza, insomma un titolo che nonostante tutto con la sua struttura a open map che andavano a comporre questa LA molto particolare, il gioco alla fine della fiera, godibile, divertente, spacca i zombie in tutti i modi e comunque un gioco che si lascia una bella soddisfazione quando lo hai finito. Però nell'aria leggiavano i famosi contenuti post lancio, che sono appunto due DLC narrativi. Ecco, ci siamo capiti. Ora, non voglio essere qua a fare il professorino, però da che mondo è mondo, i DLC ormai hanno preso delle forme sempre sempre più particolari. Ci sono stati dei DLC stand alone che sono diventati praticamente quasi dei giochi a sé stanti, oppure DLC che andavano ad estendere in maniera anche abbastanza corposa alcune esperienze single player e poi naturalmente vari e corposi aggiornamenti che rappresentano invece i titoli cosiddetti live service. Vediamo il Divers 2 per prendere un esempio recente. Ma nei giochi single player i DLC una volta erano delle aggiunte, le aggiunte al blocco principale che te le fai, te le giochi e poi dici vabbè, mo. Ecco, Dead Island 2 con i suoi due DLC mi ha dato un po' quelle sensazioni. Le sensazioni di un gioco che già comunque con il suo titolo base non voleva rivoluzionare alcunché, ma nonostante tutto, nella sua semplicità, è riuscito comunque a colpire e a centrare il segno. Però, questi due DLC, soprattutto il primo, però comunque in generale i due DLC non è che siano stati tutta sta gran cosa, rappresentando probabilmente due concetti di DLC un po' particolari. Un po' col braccino corto, dei T-Rex, no? Che andavano in giro così per la preistoria, eccoli là. I DLC di Dead Island 2 sono più o meno questo. Il primo, che si chiama House, ci porta all'interno di una magione, in un luogo tra l'altro onirico, dove il protagonista nel corso, e qua è bene specificarlo, nel corso delle vicende del gioco principale, si ritrova in delle situazioni un po' bizzarre, sempre con questo lato un po' particolare che il gioco ha preso nella sua narrazione, dove si verte un po' verso il soprannaturale, con sta storia degli zombie che sì, infezione, ma fino a un certo punto, insomma, che c'è qualcosa di superiore. Ecco, anche qui un DLC simpatico che introduce anche delle nuove armi, tra cui la balestra, però guardate, due missioni. Missioni che comunque durano abbastanza, perché alla fine è un DLC che in due orette, tre orette lo si porta a termine. Però insomma, un DLC veramente streminzito, cioè è un'aggiunta, sì, che ci sta, ma fino a un certo punto. Comunque con una costruzione simpatica, in linea comunque sia con quella che è la comicità un po' del gioco, che poi, cioè, non morde, non graffia, non mi infetta come uno zombie. Differentemente il discorso invece va fatto per il secondo DLC, che è uscito proprio di recente e che mi ha portato poi a spingere, insomma così, il piede sull'acceleratore per fare questo video, perché io in realtà in passato ho avuto l'occasione di giocare in anteprima anche il primo DLC, ma poi visto che durava come una scoreggia ho detto beh, sinceramente non ho molto da dire, piuttosto aspetto che finisca insomma l'offerta contenutistica di Dead Island 2 e ne parlo appunto con un post mortem in tutti i sensi di questo titolo. Il secondo DLC appunto si chiama Sola, che attenzione, è vero, in italiano uno dice magari è una sola, eh sì, infatti ci giocano su questo titolo, ma per fortuna nostra in italiano ha senso, in inglese sarebbe So LA, quindi dal tipo ma così è LA, così, così Los Angelesiano, ecco, perché si va appunto in questo festival musicale sulla falsariga di tutti quelli che avvengono comunque in America, in California, e devo dire l'ambientazione è molto bella, a differenza del primo, quindi House, questo devo dire è molto figo, anche molto più ampio, decisamente più ampio, e comunque con una bella costruzione, soprattutto qua che si arriva, che si arriva nel punto che volevo arrivare, perché questo DLC
ti richiede di aver terminato la storia principale. Ergo, ha delle implicazioni un po' più importanti. Purtroppo, per chi cercava il finale vero, il vero true ending di questo gioco, purtroppo, già ve lo dico, non c'è. Non è qua, non è presente neanche in questo secondo DLC, che non fa altro che aggiungere ulteriori interrogativi che persino il protagonista, perché io ho sempre tenuto Jacob, che è quello, secondo me, il main, quello canon di questo gioco, e anche lui a un certo punto dice: io mi sono rotto, più vado avanti più mi arrivano domande, e queste domande non hanno mai risposte, e quindi ho detto boh, finalmente magari inizieranno a dare delle risposte. No, è proprio zero. Se le terranno per un Dead Island 3? Spero, ma ci arriverò fra poco su questo punto. Sola comunque sia fa l'esatta cosa che fa tutto il resto del gioco, e cioè darti un'ambientazione in più su cui tu ti puoi muovere e cui puoi esplorare, interagire, fare missioni. In giro, grazie al cielo, sono di più, sono 9 missioni, e devo dire che qua 4 rette mi sono partite. È esplorabile, divertente, bello, però anche qui poca carne sul fuoco che aggiunge varietà al gameplay. Ci sono delle situazioni diverse, come ad esempio questa meccanica legata al ritmo, legata alla musica, anzi alla mosaica, che però anche qui, ripeto, è una cosa in più, una cosa carina, come dici, sì, vabbè, bello, ma poi, cioè, dov'è la grande novità? Non c'è. Di base questi due DLC, come possiamo dire in generale, il Season Pass di Dead Island 2 è un'aggiunta, è un contentino in più. Ne vale la pena farsi questo ritorno a Hell A? Se ti è piaciuto il gioco, sì, però siamo veramente lì, cioè siamo sul bilico. Con quei soldi potenzialmente ti prendi altro, non voglio stare qua a fare la guida all'acquisto, però insomma io personalmente ho detto beh, figo, è stato un bel modo per ritornare a giocare su Dead Island 2, perché comunque un po' mi mancava. Però quando finisco questi due DLC, cosa mi ha cambiato nella mia vita? Niente. Però cosa mi ha cambiato nella mia esperienza di Dead Island 2? Poco e niente. Quindi si poteva fare di più, secondo me potevano usare un po' di più, con la stessa tra l'altro follia e creatività che hanno avuto e che hanno dimostrato anche in queste espansioni. Si poteva usare un po' di più. Per dire, il secondo DLC già è strutturato meglio, c'è addirittura questa sorta di nemesis che ci insegue un po' per tutta l'espansione, che poi alla fine appunto è il boss finale, che è bello, mi piace questa costruzione che hanno fatto, no? Dello scontro, figo, l'idea del concetto di legare alla musica, bello, ci sono dei personaggi della storia principale, figo, a un certo punto devi proprio andare in un'altra zona di Los Angeles, quindi ti sposti dalla zona del DLC, non è che è tutto ambientato lì, tutto figo, tutto bello, però poi di nuovo non mi dai risposte, mi lasci delle cose tutte così un po' in aria. Perché? Perché vogliamo avere il sequel? Vogliamo avere Dead Island 3? Io lo spero. Devo dire, tra l'altro, proprio in vista di questo DLC, ripensavo, dicevo, beh, però effettivamente, cioè io di Dead Island 2 ho un bel ricordo, mi è piaciuto. Alla fine comunque è stato un bel gioco, con anche un bel comparto tecnico, perché io in live l'ho fatto, tralasciando quelli che dicevano, ah, è uscito, oppure, ah, non sapevo ci fossero i DLC, molti erano colpiti genuinamente dalla grafica, che effettivamente il colpo d'occhio, come dissi già un anno fa, è veramente bello, è genuinamente bello. Cioè, alcune foto addirittura in rete sono state messe e uno diceva, ma che so, foto vere? Perché è fatto bene. Complice tutta una serie di facilitazioni, perché ovviamente non è un open world, le mappe hanno quell'orario del giorno, quella specifica illuminazione, è più facile fare questo a tutti buoni, però dimostralo di fare questa roba fatta bene. E gli amici di Dark Bastard Studios ce l'hanno fatta, quindi bravi. Però un Dead Island 3 a sto punto non solo deve saper fare di più, ma deve saper prendere questa formula classica, secondo me senza neanche rivoluzionarla più di tanto, ma consegnando qualcosa di più, un vero e proprio salto generazionale, perché qui ormai il salto generazionale ci deve essere. Quindi mi aspetto grandi cose per un Dead Island 3, però la vera domanda è: ci sarà un Dead Island 3?